Per il prefetto di Bari Antonio Nunziante tutto è pronto per dare il via al cronoprogramma per l'istituzione della città metropolitana. Fase 1, attuazione del decreto formale del sindaco della città metropolitana. A seguire le elezioni del consiglio metropolitano, una procedura che dovrà concludersi entro il prossimo 30 settembre. È quanto emerso questa mattina in prefettura durante un incontro al quale hanno partecipato il sindaco di Bari Antonio De Caro, il presidente della provincia di Bari Francesco Schittulli e i segretari generali di comune e provincia. Il cronoprogramma è stabilito da una circolare del Ministero degli Interni, abbiamo stabilito le date per le attività preliminari, il Presidente della Provincia oggi comunicherà i nomi dei dirigenti che si occuperanno dell'ufficio elettorale, costituirà l'ufficio elettorale presso la Provincia, si vota il giorno 28 di settembre, anche questa data è stata stabilita dal Ministero dalle ore 8 alle ore 20, potranno votare i 759 consiglieri comunali eletti nei 41 comuni dell'area metropolitana. Compiti precisi spetteranno alla provincia di Bari. L'ufficio elettorale, per quanto mi riguarda, entro questa settimana sicuramente comunicherò già al sindaco i nominativi. Già ho detto due dirigenti e poi 9-10 saranno i funzionari che adempieranno a questo compito. Anche sulle liste il sindaco De Caro ha confermato che ci saranno. Ci saranno delle liste elettorali sullo stesso modello, delle liste che normalmente vengono utilizzate quando si vota per l'ANCI o per l'autorità idrica, quindi sono delle esperienze che abbiamo già fatto per fortuna negli anni passati. Infine, nel corso dell'incontro sono state diffuse notizie certe anche sulla realizzazione dello Statuto metropolitano. Dello statuto si occuperà la conferenza metropolitana, è stata modificata la legge originaria con una modifica apportata attraverso il decreto alla pubblica amministrazione, quindi sarà direttamente la conferenza metropolitana ad approvare lo statuto, quindi successivamente alle elezioni procederemo con l'approvazione dello statuto, ci sono già degli schemi di statuto che sono stati messi a disposizione dall'ANCI, dall'UPI e anche dal Ministero per gli Affari Regionali. Discuteremo con i sindaci dell'area metropolitana nei prossimi giorni, col Presidente della Provincia ovviamente.